Thank you.
Centro San Luca, per rivelare al mondo della predicazione con gli scritti il mistero della tua predicazione per i poveri. Paga cristiane, forma un po' solo l'anima sola, e tutti i poveri della tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Yeah.
Eterna forza, nel regno più sicuro il nostro passo.
gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo lodare Dio, che ha messo a nostra posizione questo suo evangelista. Gloriamolo con il canto. Gloria Madre Trinità, nostro Dio ti adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, e lodiamo Trinità, stiamo avvicinando al panorama da cui guardiamo il mare. Oggi è la giornata internazionale del mare. Il mare ci ricorda tante cose, cose buone, cose meno buone. Il mare ci ricorda tanti pescatori, ci ricorda quelli che vivono dei frutti del mare, ci ricorda gli ospiti che vengono qui a vivere i loro momenti di riposo. Ci ricordano gli operatori turistici, ci ricordano tutte quelle persone che guardano lontano, che il mare ci va a guardare lontano, però ci ricordano anche quante persone, guardando questo mare, ci ricorda i morti. E davanti a questo mare noi vogliamo ammirare la bellezza, ma vogliamo anche dire al Signore, Signore aiuta tutte queste persone. A San Luca diciamo proteggere, e vogliamo fare un attimo di silenzio. E ognuno di noi nel nostro silenzio ricordiamo queste persone che hanno perso la vita, sia i locali, perché ci sono anche persone locali che hanno perso la vita, ma soprattutto quelle che sono venute a cercare il benessere ma purtroppo hanno trovato la morte. Noi vogliamo ricordarli tutti, vogliamo pregare per loro e vogliamo raccomandare al Signore. Signore, perché c'è altro? What the hell?
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, oh San Luca. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Dio nostro, hai scelto San Luca per rivelare al mondo la predicazione con gli spiriti di mistero della tua predicazione per i poveri. Paga i siani come un costo dell'anima sola e tutti i popoli vi dà la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Andrea. Nulla. Viviamo questa mattina di gioia cantando, noi facciamo parte della comunità cristiana, la chiesa che Gesù ha fondato, mi ha fatto, la nostra tradizione, questo suo evangelista. Vogliamo ringraziarlo con il canto. Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. San Luca nostro lettore, prega per noi. Camminate, ragazzi. Thank you.
Ha disperso i superbi pensieri del loro cuore
Thank you.
da questa piazza che guarda il nostro paese, vogliamo concludere questo cammino, anche se breve, lo vogliamo chiudere con la benedizione che San Luca vuol dare a tutte le famiglie della nostra comunità, delle nostre comunità cristiane. Vogliamo che San Luca benedica i nostri giovani, benedica i bambini, tanti bambini che affollano pomeriggio questa piazza. Benedica tutte le famiglie, benedica, ho detto, i giovani, benedica gli anziani, benedica soprattutto i malati, che forse in questi giorni non hanno potuto partecipare alla nostra gioia. San Luca sia per loro il rettore beneamato. Noi vogliamo affidare a lui la sua protezione. Viviamo questo momento un attimo di silenzio interiore, ognuno di noi rivolto alla persona a cui vuole dare la protezione di San Luca. Ognuno di noi ricorda le persone più amate, le persone forse che hanno più bisogno, o perché hanno il peccato, o perché sono nostri nemici, o perché credono ai nemici, o perché sono lontani da noi. Vogliamo affidarci a lui. Anche coloro che forse in questo giorno sono lontani dalla nostra fede. Vogliamo affidare anche coloro che passano di qua, che possono un giorno incontrare questo nostro rettore come lo stiamo incontrando noi oggi e ricevere la sua benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo, Signore di nostro e scelto San Luca, e rivelare al mondo la predicazione con gli scritti di misteri della tua predicazione per i poveri, paga cristiani formi un corso di anima sola, e tutti i poveri della tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo anche ringraziare tutti voi che avete partecipato a questo momento di fede, ringraziare le autorità, i sindaci, i
Thank you.
Grazie.